Siamo in dirittura d'arrivo con il rabbino capo della comunità ebraica di Roma e vicepresidente del Comitato Nazionale per la Bioetica, il rabbino Riccardo Di Segni, che presenta alcune fonti ebraiche sulla violenza sessuale. E voglio dire una cosa che ho dimenticato da questa mattina. È arrivato fuori tempi massimi, perlomeno per poterlo stampare immediatamente, ma venerdì è arrivata anche la notizia del patrocinio del Senato della Repubblica, che ci rende certamente grati, e quindi volevo dirvelo, scusate. Prego. Bene, questo è un momento nel quale si pensa più all'ipoglicemia che alla violenza sessuale, e cercherò di essere molto molto sintetico su questo tema. È un tema molto ampio, pieno di sfaccettature e che sollecita un'infinità di discussioni, sia per quanto riguarda le interpretazioni antiche che per quanto riguarda gli atteggiamenti moderni e contemporanei. Quindi mi limiterò soltanto ad alcune indicazioni importanti che possono avviare la riflessione su alcuni aspetti. Mi riferisco alle fonti scritturali della Bibbia ebraica, tale secondo il canone ebraico, e da alcuni tipi di interpretazioni correlate a queste fonti. Il tema della violenza sessuale è un tema molto presente negli scritti biblici, che è discusso sia dal punto di vista normativo che dal punto di vista narrativo. Dal punto di vista normativo, il riferimento che sembra più importante è quello di un capitolo del libro del Deuteronomio, il capitolo 22 del libro del Deuteronomio, nel quale si parla di un atto di violenza consumato ai danni di una ragazza che viene definita Nara, che significa ragazzina, ma poi c'ha una connotazione giuridica particolare, Betulà, vergine, Meorassà. Meorassà significa legata da un vincolo matrimoniale. Il vincolo matrimoniale nello sistema giuridico ebraico è un vincolo che si stabilisce in due tempi. In un primo tempo si stabilisce il legame e in un secondo tempo si stabilisce la vita coniugale. Quindi si può stare anche per qualche anno legati senza aver avuto rapporti. Quindi per questo si spiega che ci può essere una donna legata da questo vincolo, che è sbagliato dire fidanzata, che comunque è vergine. Allora, quando c'è questo vincolo scatta il divieto di adulterio, e il brano del Deuteronomio al capitolo 22 dice che cosa succede quando si trovano, quando si scopre che c'è stato un atto di adulterio. E allora qua si dice che le possibilità sono due: se i due agenti sono colpevoli, l'uomo e la donna, allora scatta la punizione, che in questo caso è quella della lapidazione. Attenzione, voi sapete il tema della lapidazione dell'adultera, che si fa riferimento a un brano del Vangelo. Secondo il diritto biblico e rabbinico, la lapidazione per l'adulterio colpisce soltanto questo periodo, perché successivamente c'è una pena di morte, ma molto, diciamo, più diciamo, meno forte della, è sempre la pena di morte, ma sempre è meno forte della lapidazione. Ma soprattutto quello che pone l'equivoco è che si parla di lapidazione dell'adultera, invece la lapidazione qua è detto chiaramente è per tutti e due, l'adultero e l'adultera. Solo che qua la Bibbia distingue due situazioni: la situazione dell'atto che può essere avvenuto in città e quello che è avvenuto in campagna. Se è avvenuto in campagna, la ragazza è stata violentata, ha urlato e nessuno l'ha salvata ed è innocente. Se è avvenuto in città, la ragazza non ha urlato, perché se avesse urlato in un posto popolato qualcuno l'avrebbe salvata. E continua a dire la Bibbia in questo caso, perché il caso è come quello in cui c'è stata una violenza sessuale, è come se una persona sorge contro qualcun altro per ucciderla.
Allora, di tutta questa legge, molto complicata nell'esposizione, l'osservazione rabbinica che viene fatta è che, prima di tutto, la distinzione tra campagna e città è del tutto generica, esemplare, rappresenta soltanto una situazione nella quale una persona può difendersi, può gridare in attesa d'aiuto, è una situazione in cui una persona, quindi uno può essere pure violentato in città, ma se non c'è nessuno che l'aiuta, sempre violentato è. A Roma si può essere violentati in metropolitana, uno grida ma nessuno ti soccorre, quindi non è la città o la campagna il discriminante, è il fatto se una persona ha subito la violenza o non ha subito la violenza. L'altro aspetto importante che connota questa legge è il brano, la specificazione in cui si dice che è l'esempio, perché è come se una persona venisse sottoposta a un tentativo di omicidio o a un omicidio. Allora da qua la tradizione rabbinica impara un principio molto importante, che quando si configurano due situazioni significa che si possono apportare le cose dell'uno all'altro, e in particolare che la violenza sessuale rappresenta un reato penale molto grave, tutto ciò che riguarda la sfera sessuale. Immediatamente dopo si parla del caso, non di una, in qua il reato nel caso della violenza sessuale, della prima ipotesi, è reato doppio, il fatto che c'è stata una violenza sessuale e c'è stato un adulterio. Poi si parla subito dopo del caso in cui c'è stata una violenza sessuale ma la ragazza era libera. Allora in questo caso si combina una multa e si combina una punizione ancora più interessante, che è quella che l'uomo è obbligato a sposare la donna che ha violentato. Che succede se la donna non vuole sposarlo? La donna può rifiutare il matrimonio, ma se la donna chiede di essere sposata, deve essere sposato, non solo, ma c'è l'obbligo, c'è il divieto di divorziare. Ora, quello che è interessante nella riflessione rabbinica intorno a questo brano, che c'è un'interpretazione abbastanza restrittiva, per cui anche là si parla di ragazza, e questa ragazza si intende, nell'esegesi rabbinica, la persona, tecnicamente, la ragazzina, cioè nei 6 mesi che seguono la maturazione sessuale. Dopo, questa legge non si applica in questo modo, dopo si applica la legge in maniera differente, si applica la legge che riguarda qualsiasi tipo di violenza fisica. Quando una persona esercita violenza fisica con l'altro e la violenza sessuale non differisce da questo punto di vista, si applica una sanzione economica. Tenete presente che nel sistema giudiziario biblico e rabbinico non esiste la prigione, esiste la sanzione pecuniaria, esiste la fustigazione, esiste la pena di morte, non c'è la detenzione. E allora nell'ambito di queste cose la sanzione economica viene calcolata in base a 3 parametri, che sono la vergogna, che deve essere misurata, il dolore, che viene misurato, e il danno che la persona riporta. È come quando una persona riporta un danno fisico, va dai periti assicurativi che dicono ti do tot punti, ecco, il concetto è lo stesso. Allora, questa è la casistica stretta che riguarda il reato di violenza sessuale, che quindi è considerato un reato punibile nei modi in cui abbiamo visto. E accanto a questo c'è un'ulteriore legge che riguarda il reato di violenza sessuale in guerra, ed è al capitolo precedente, il capitolo 21, e quando una persona trova di aver conquistato nel bottino una donna che gli piace e la violenta, è tenuta a tutta una serie di cerimonie riparative in cui è costretto a sposarla dopo un mese che questa se n'è stata a casa, a pianti genitori e così via, e non potrà più mandarla via. Anche qua ci sta una regolamentazione della violenza sessuale. Bella o brutta che sia, comunque è importante che questa regolamentazione ci sia, e in questi casi i commenti rabbinici dicono che la regolamentazione in qualche modo viene in qualche modo capisce che ci sono dei momenti in cui la violenza esplode e non si può bloccare la violenza, ma almeno in qualche modo si deve regolamentare. Questi ambiti giuridici fanno da contrappeso a 3 storie terrificanti che la Bibbia racconta di violenza sessuale, in cui vittime sono 3 donne. E in questi 3 casi
sono casi esemplari perché appresso all'episodio si scatenano delle violenze ancora più gravi e ancora più radicali. Il primo episodio è il Genesi 34, la violenza fatta ai danni di Dinà. Dinà era l'unica figlia femmina del patriarca Giacobbe, che quando l'accampamento di Giacobbe, ritornato nella terra di Israele, si ferma di fronte alla città di Shechem, questa ragazza viene individuata dal figlio del re della città, che la prende e la violenta e se la porta a casa. Allora il re, padre del violentatore, va dalla famiglia di Giacobbe e chiede di trovare una situazione di pacificazione globale e matrimoni combinati tra tutte e due le popolazioni e così via. I fratelli fanno finta di accettare questa cosa, chiedono come condizione la circoncisione di tutti i maschi, mentre questi sono tolleranti per la circoncisione, entrano in città e ammazzano a tutti quanti e si portano via la ragazza, di cui poi i commenti dicono che la portano via a forza perché si era affezionata al violentatore. E anche questo è un dettaglio interessante. Il secondo caso drammatico che racconta la Bibbia è quello della fine del libro dei Giudici, dal capitolo 19. Lei che è armata di Bibbia potrà seguire potrà seguire tutte queste storie. Allora, in questo caso è il caso è chiamato in ebraico Pilegesh Begivah, la concubina di Givah. Givah è un paesetto che sta vicino a Gerusalemme. Il racconto è molto antico, nei primi anni di insediamento ebraico nella terra di Israele. Gerusalemme non era stata ancora conquistata da David. Allora si racconta di un tale che viveva nella terra di Efraim, quindi un pochettino più a nord di Gerusalemme, che aveva una concubina che veniva da Betlemme, il nome importante, e questa concubina gli era scappata di casa. Allora, chissà perché, allora lui va a recuperarla e riesce a recuperarla. Comincia il viaggio di ritorno da Betlemme, si fa la sera, non si vogliono accampare a Gerusalemme perché in mano, chiamata Jebus, in mano a popoli non ebraici, non si fidano e fanno male e quindi arrivano in un paesetto della tribù di Beniamino che è chiamato Geva o Givà. E là si fermano e dormono per la strada perché nessuno li accoglie, finché arriva un tale, un anziano signore, si riprende dentro casa. Dopo che si è preso dentro casa, arriva la marmaglia della città e li vuole fuori. E la scena è esattamente la ripetizione di un altro episodio analogo di violenza, che è quello di Sodoma e Gomorra, la sera prima della distruzione. Le parole sono le stesse, la scena è la stessa. Solo che nell'episodio di Sodoma e Gomorra la violenza che è stata evitata era quella, una violenza maschile ai danni di maschi, difatti da questo deriva il tema, la parola sodomia. Quella viene evitata, è soltanto minacciata, tirateli fuori che li vogliamo conoscere. Qua invece queste persone, anche con la complicità, se diciamo fu remissivo, l'uomo che aveva con sé la concubina, gli consegna la concubina, la mattina esce fuori sulla porta e la trova morta. Che cosa fa questa persona? Si porta la concubina, il corpo della poveretta a casa sua, lo taglia in tante parti quante sono le tribù di Israele, manda ciascun pezzo a ciascuna delle tribù chiedendo vendetta, e tutte le tribù sono d'accordo a fare vendetta. Quindi si muovono in guerra contro la tribù di Beniamino, che invece difende la città di Givà. E che cosa succede? Prima prendono un sacco di batoste, poi alla fine riescono a colpire severamente tutta la tribù di Beniamino. E quindi qui abbiamo un fattaccio terrificante che gli studiosi, i critici della Bibbia dicono che è stato scritto per rovinare la reputazione del re Davide e del re Saul, che era beniaminita, della città di Givà, guardate caso. Quindi per dirgli, guardate da dove viene questa persona, viene proprio da un posto malfamato. Comunque anche questo abbiamo un caso di violenza sessuale che scatena una guerra micidiale. Il terzo episodio, anche questo è molto interessante, è l'episodio di Amnon e Tamar, 2 Samuele 13 secondo il canone ebraico. Allora, dopo che Davide ha compiuto quello che ha compiuto con Bezzabea, arriva il profeta Nathan e gli annuncia tutta una serie di sciagure
in punizione di quello che ha fatto. E la prima sciagura che succede, succede che la famiglia Re Davide aveva molte mogli, mogli o concubine, e una, da una di queste erano nati due fratelli, una ragazza Tamar e il fratello Avshalom, Assalonne. Da un'altra moglie era nato Amnon, il quale Amnon si invaghisce follemente di Tamar, la attira a sé con uno stratagemma, chiede di averla con sé, lei rifiuta e lui la violenta. E immediatamente dopo averla violentata, la Bibbia racconta che lui la odia. Come l'aveva desiderata appassionatamente, immediatamente dopo la odia, per cui la caccia via. E tra l'altro una notizia rabbinica molto piccante dice: perché la odia così fortemente? Perché lei, o inavvertitamente o volutamente, gli aveva fatto uno scherzetto, praticamente si era legata con della peluria vulvare, che quando questo l'ha attaccata l'ha ferito in maniera insanabile, per cui l'aveva trasformato praticamente, l'aveva in qualche modo castrato sostanzialmente, in punizione di quello che aveva fatto, per cui lui la odia. Ma in ogni modo questa storia è il pretesto per cui il fratello di Tamar, anche qua abbiamo un fratello che protegge la sorella, il fratello di Tamar Avshalom Assalonne troverà la prima occasione, la scusa per ammazzare Amnon. Questo gli provocherà prima l'esilio, poi ritornerà dall'esilio, a questo punto spodesterà il padre David creando una grande guerra. Come per dire che tutta questa storia terrificante di violenze sessuali, tutte queste creano, lungi dal pensare che la sanzione sia piccola, sono considerate dei reati micidiali che scatenano violenze moltiplicate. E quindi questo, diciamo, sono i contesti biblici di partenza. In conclusione di questa brevissima carrellata vorrei accennare a due circostanze. Allora, sono interessanti per vedere gli approcci rabbinici al tema della violenza sessuale. Una donna sposata che tradisce il marito non può più tornare a vivere con il marito. Okay? Se lo tradisce intenzionalmente. Se la donna ha un rapporto con un estraneo perché c'è stata una violenza carnale, può ritornare dal marito. Lei è innocente, il marito non c'entra, e quindi questo. Un maestro del Talmud pone il problema: ma se la donna alla fine di questo rapporto sessuale ha avuto piacere, non è più un rapporto violento, diventa un rapporto alla fine consensuale. Questo ricorda quelle patetiche, chiamiamole patetiche, immagini di magistrati italiani che chiedevano alla donna: hai goduto? Allora, come risolve il problema rispetto a questa domanda la legge talmudica? La legge talmudica mette a tacere chi ha sollevato questa obiezione e gli dice: persino se la donna dichiara dopo questo atto che pagherei per incontrare questa persona, persino se dichiara una cosa del genere, si considera un atto iniziato con la violenza, con un atto di violenza, quello che conta è l'inizio e non la fine. Perché anche il fatto che le dice pagherei per quell'uomo, anche questo è frutto della violenza. Questo per dire quindi che un'altra chicca che venga chicca, cioè una cosa drammatica. Che cosa si fa di una donna violentata che rimane incinta? Allora, che le donne, non singolarmente ma collettivamente, siano le nostre donne, siano state violentate dall'antichità, è documentato nella Bibbia, nelle Lamentazioni di Geremia, si dice che le donne sono state violentate in Sion. E presso i maestri del Talmud era ben diffusa la coscienza che, al di là della pura razza ebraica, molti di noi siamo discendenti di madri violentate e violentatori appartenenti a tutti gli eserciti del mondo che hanno incontrato le nostre antenate. Quindi noi siamo discendenti di donne violentate. L'altro aspetto di questo problema: una donna violentata è lecita abortire?
La risposta è sì, è lecito abortire, okay, se lo desidera. Ecco. Credo che su questi principi esposti in questo panel ci sentiamo evidentemente sollecitati ad andare oltre e certamente confortati su certi aspetti, come dire, del vivere quotidiano.